vorrei condividere con voi oggi i risultati di una ricerca che IDC ha condotto in collaborazione con Workday e che ha proprio come obiettivo, o meglio come quesito di ricerca, quello di mostrare quali sono gli obiettivi strategici per il retail. Nel farlo, oggi ovviamente guardiamo al retail, ad un settore sicuramente complesso, sicuramente un settore che fa fronte a diverse sfide, ma che di per sé ha tutte le caratteristiche in realtà per essere un settore agile e resiliente. I contenuti del mio contributo di oggi si sostanzieranno nel condividere con voi quelle che sono le principali tendenze nel retail e un po' guardare quello che è lo stato di maturità della trasformazione digitale all'interno di questo settore. Come lo faremo? Lo faremo identificando da un lato le barriere e quindi le sfide, le inefficienze che i retailer oggi stanno incontrando a fronte del processo di trasformazione digitale e dall'altro invece guardare quelle che sono le priorità strategiche, quindi come indirizzare e definire i propri modelli di business verso il raggiungimento della cosiddetta azienda retail del futuro. E a funzione di ciò e in funzione di ciò come tutte le funzioni di supporto possono alimentare realmente e concretamente tale trasformazione. Concluderò il mio intervento con alcune raccomandazioni da IDC per tutte quelle aziende che di fatto poi si trovano all'interno di questa fase, di questo processo di cambiamento o che stanno in qualche modo valutando degli investimenti di tipo targettizzato. Bene, inizierei con appunto proporvi un passo indietro e quindi identificare quali sono effettivamente le forze che hanno cambiato in qualche modo il volto del retail. Oggettivamente quando si parla di retail si fa riferimento ad un settore che sicuramente è complesso, ad un settore che ha delle criticità, delle frizioni sicuramente, però era già da tempo che si parlava di trasformazione in ambito retail. Sicuramente poi la crisi pandemica e di conseguenza la crisi economica hanno accelerato ulteriormente questo processo. Aziende, molte delle aziende retail di fatto si sono ritrovate a dover accelerare in pochissimi mesi o addirittura in settimane alcuni dei processi e degli obiettivi che si erano posti in essere, come appunto quelli di trasformazione digitale. Questo perché? Perché inevitabilmente le aspettative dei clienti sono profondamente cambiate e in parallelo questo ha richiesto un adeguamento da parte degli asset tecnologici e lo stesso modello di business. Questo si riflette all'interno della catena del valore che ha subito inevitabilmente una pressione senza precedenti dovuto al fatto che l'allocazione delle risorse ha dovuto adattarsi con agilità a tutti gli eventi imprevedibili. Si è parlato tantissimo di demand forecast e quindi cercare di identificare quelle che erano le esigenze, sono di fatto le esigenze dei consumatori. L'innovazione deve essere condotta rapidamente, sempre di più su larga scala e in tempo reale. E questo, per far fronte a questo, bisogna identificare una caratteristica fondamentale del retail, che quando si parla di retail si deve inevitabilmente fare riferimento alla complessità intrinseca al settore stesso, ovvero ogni sottosettore del retail ha dovuto pianificare e identificare le proprie specificità per cercare in qualche modo veramente di accelerare in maniera efficace ed efficiente l'intera trasformazione del proprio modello di business. Quindi andando in qualche modo a sintetizzare un po' le principali dinamiche che hanno modificato, cambiato un po' i contorni del retail, IDC ha identificato cinque grandi step, cinque grandi dimensioni, a partire dal fatto che bisogna in qualche modo inevitabilmente rivolgersi e avere come obiettivo fondamentale quella di raggiungere l'impresa del futuro. È però importante tener conto di due dimensioni che sono andate di pari passo nel processo di trasformazione o di spinta alla trasformazione del settore del retail. Da un lato la componente è la dimensione economica e quindi appunto con lo scoppio della pandemia, la crisi economica, la recessione e la situazione di ricovero di molte delle aziende
e ovviamente cercando in qualche modo di accelerare l'intero processo di trasformazione digitale per raggiungere l'impresa del futuro. E dall'altra parte la dimensione legata proprio alle specificità dei singoli settori, che ovviamente si sono dovuti adeguare a quelle che erano l'ottimizzazione dei costi, la resilienza e quindi cercare di rispondere o di rilanciare a seconda del grado di maturità e del livello in cui si trovavano. Targetizzare degli investimenti in maniera mirata, ben precisa, ovviamente sempre con l'obiettivo di raggiungere il più alto livello di maturità, ovvero quello dell'impresa del futuro. È chiaro che questo è venuto con processi diversi, intensità diverse del cambiamento, e questo ha avuto anche delle ripercussioni, dei riflessi diversi in termini di spesa IT. Per cui settori come general merchandising, un settore che inevitabilmente ha subito una profonda trasformazione. Al contrario, o in maniera diversa, se vogliamo, drugstore, food store, per esempio, hanno dapprima identificato un cambiamento dal punto di vista superficiale, se vogliamo, però inevitabilmente questo ha dovuto tenere conto poi della pressione derivante dalla dimensione economica legata a questa. Guardando più nello specifico, poi, come le tendenze di mercato abbiano impattato di fatto le azioni che i retailer e le aziende hanno intrapreso, beh, in una prima fase c'è stata sicuramente quella di una risposta imminente nel breve termine, che ha messo in evidenza l'importanza inevitabile di attuare un processo di trasformazione digitale volta a superare l'approccio veramente opportunistico dell'innovazione del modello di business, ridefinendo e portando l'azienda a ridefinire quelle che sono le priorità dei casi d'uso, identificando una roadmap di trasformazione digitale. E poi ecco, a questo è seguita una seconda fase, che è quella di rilancio, che ha spinto le aziende di fatto ad innovare concretamente il proprio modello di business, costruendo in parallelo a questo una catena del valore digitale sempre più fluida, in grado di abilitare le capacità messe a disposizione delle aziende all'interno del proprio ecosistema di appartenenza, con l'obiettivo di offrire una customer experience che fosse che sia di fatto real time e su larga scala. Questo inevitabilmente poi ha avuto anche un impatto sulla architettura dell'applicazione, l'architettura globale delle applicazioni che i retailer hanno messo in atto, ovvero qual è di fatto poi la situazione attuale? Beh, quello che stiamo vedendo nei più recenti risultati delle ricerche condotte dagli SSI è che circa il 51% delle aziende di fatto hanno ancora l'opportunità di muoversi verso il più alto livello di maturità, anche e soprattutto dal punto di vista delle architetture delle applicazioni retail, quindi delle piattaforme a supporto dei propri obiettivi strategici, del proprio business model, con l'obiettivo di raggiungere quello che idealmente è l'omnichannel commerce, l'unified commerce e di conseguenza la personalizzazione in tempo reale. Ma come ho detto prima, ci sono inevitabilmente delle barriere, delle sfide. Di cui ancora le aziende devono tener conto. Qui ne abbiamo insieme a Workday, ne abbiamo identificate quattro, che abbiamo in qualche modo rappresentato in questa slide. Da un lato, o meglio, in primis, la carenza dei talenti in ambito digitale e quindi l'importanza soprattutto di definire quelle che sono le competenze digitali, ma anche l'organizzazione interna. Alle singole aziende, alle singole organizzazioni, appunto retail, tenuto conto dell'importanza del dato, del fatto che ancora esistono delle strutture di tipo legacy, delle fonti eterogenee all'interno delle organizzazioni e anche tra le organizzazioni, considerato appunto l'intero ecosistema, e l'importanza che processare, analizzare i dati in tempo reale acquisisce per migliorare l'esperienza del cliente, ma inevitabilmente anche l'esperienza dell'employee experience. Terza dimensione, terzo aspetto, la mancanza di strategie e collaborazione a livello aziendale, e questo diventa fondamentale nell'ottica di voler veramente raggiungere un più alto livello di maturità del proprio modello di business, del proprio processo di trasformazione digitale, nell'ottica e con l'obiettivo di raggiungere e di offrire un unified commerce experience, e poi i rischi di non conformità, derivanti inevitabilmente dal fatto che
esistono e ci sono delle regolamentazioni, delle normative nazionali, sovranazionali, internazionali, che poi di fatto impattano la regolare operatività delle aziende e soprattutto le interazioni poi che esistono all'interno delle aziende tra le diverse funzioni. Prima fra tutte anche le funzioni di supporto, quali appunto risorse umane e finance. A fronte di queste barriere, quindi, è fondamentale, diventa determinante identificare e tenere ben chiaro a mente quali sono le priorità strategiche di business nel retail del futuro. Come ho detto prima, occorre adattarsi e spostare in qualche modo la propria leadership, la propria asset culturale verso un cambiamento che sia bidimensionale. Da un lato, investire sui talenti digitali per aumentare la brand affinity, ma anche per migliorare l'employee experience e dall'altro in parallelo ripensare l'operating model e quindi tutti i casi d'uso e business use cases che vanno a supporto dell'operatività sempre più agile delle aziende, con l'obiettivo ultimo, ma non meno importante ovviamente, di innovare overall il proprio modello di business retail. In IDC abbiamo identificato in maniera particolare gli scenari e la roadmap che le aziende retail devono poter disegnare e mettere in piano nella costruzione e nel raggiungimento di questo più alto livello di maturità digitale, di maturità di trasformazione del proprio modello di business, attraverso degli step e dei business use cases che vanno ad identificarsi in tre orizzonti temporali, ovvero l'orizzonte 1, tutti gli obiettivi immediati, di breve termine, l'orizzonte 2, midterm, e l'orizzonte 3, gli obiettivi di lungo termine, come ovviamente attraverso diversi step. Per cui, fondamentalmente, per esempio, partendo dall'orizzonte 1, con l'ottimizzazione dell'omni experience, è inevitabile che si debbano attuare dei progetti che siano rivolti al supporto del cliente omnicanale, alla gestione dei dati, si spostino poi via via, andando più avanti, verso la catena del valore sempre più fluida, attraverso la gestione del magazzino in tempo reale, attraverso il dynamic pricing, fino a raggiungere una vera e propria piattaforma della personalizzazione in tempo reale e quindi una personalizzazione sempre più real time, sempre più contestuale. Come agiscono in questo senso poi le funzioni di supporto, che sono fondamentali nell'attuare di fatto e nell'alimentare tale processo di trasformazione, e specie nel momento in cui queste si affiancano alle figure principali che vanno ad agire direttamente su quelle che sono le operazioni di business, le funzioni di customer experience, le funzioni di supporto a loro volta, risorse umane, finance, devono tener conto e devono poter supportare tutte le varie fasi di trasformazione, a partire da quelli che sono gli obiettivi e i progetti da attuare nel breve termine, niente, vedi l'ottimizzazione dei talenti o identificare quella che è la pianificazione finanziaria, e quindi definire quali sono i rapporti esistenti, i punti di dato e non, fino ad arrivare a quella che è la costruzione di una vera e propria piattaforma di competenze da un lato, finanziaria dall'altra, abilitante per l'azienda all'interno dell'ecosistema, attraverso ovviamente però degli obiettivi che vengono anche definiti nel medio termine, quali identificare collaboratori agili, operazioni finanziarie agili. Quindi, veramente in conclusione del mio contributo di oggi, vorrei condividere con voi alcune delle raccomandazioni che, se vogliamo, sono un po' di alto livello, ma hanno come obiettivo quello di unire i punti dei contenuti che vi abbiamo condiviso e che vi ho condiviso fino ad ora. Ovvero tener conto del fatto che quando si ha un processo di trasformazione si guarda sempre ovviamente a quello che è il miglioramento dell'esperienza del cliente. Per fare ciò però è fondamentale guardare all'azione dei lavoratori in prima linea che stanno lì e per cui la motivazione diventa fondamentale. Motivazione che deve partire proprio già dal miglioramento della employee experience. Come lo si fa? Superando quello che è il divario delle competenze esistenti, con l'obiettivo di offrire un vantaggio competitivo anche sostenibile, che sia digital first, tenuto conto della rilevanza del motore finanziario, che
che in qualche modo muove nuove partnership e permette all'azienda di operare e di interagire al meglio, in maniera fluida, in maniera agile, all'interno del proprio ecosistema e di prendere delle decisioni in tempo reale, in risposta di fatto ad eventi che possono essere pure dirompenti, e guardare ad un retail che sia off-road, cioè come la trasformazione di fatto, la trasformazione digitale, l'intero processo di innovazione del modello di business poi si rifletta anche sul front office. Come abbiamo detto, appunto, il retail inevitabilmente risponde, deve rispondere alla necessità di adeguarsi ad un processo di innovazione del proprio modello di business che sia sempre più rapido e sempre più su larga scala.